Annunciato ancora, vai, gay. Ora, ciao a tutti ragazzi da quelli del Games Team e oggi io personalmente Di vi persona. porto la deck profile dello Yangzing post cross. Non è Zefra Zing perché abbiamo soltanto un oracolo, Stai ovviamente più degli dicendo che altri. siamo poveri nel video? Più Madonna sana, più non so neanche se montarlo sul serio. Vabbè, Da un porto questa lista. pensierino si fa. Se lo monteremo Zefra Zing, Porteremo probabilmente. anche quella lista, ovviamente. Vabbè, E andiamo saremmo così. meno Tre poveri. Jaotu, fortissimo. Scarti due, evochi due. È uno dei Tane, uno dei Tane. Poi abbiamo Triple Chiwen, che gioco ancora a tre perché è forte. E bornando si fa fare il sincrono dell'avversario. Quindi. Poi porta l'Araldine e roba così. Sbroccare. Triple Suani perché il bitone è forte perché dal sincro evocato più 500 attacco di difesa e in più ovviamente come tutti gli Yangzing quando viene distrutto in battaglia fatti delle carte mandato al cimitero evoca un altro dal mazzo. Ma zero di difesa. Sì. È forte perché toglie Denko Sekka e poi il 1009 può picchiare E tutto. ha zero di difesa. Sì, a 0 di via, capito. Doppio Bian, Ma zero di perché lo difesa. sto testando a 2, devo dire che non mi pesa molto, anche se probabilmente metto 3 di lui e tolgo un Chiwen, perché lui essendo forte in attacco, comunque rendiamo il 5 in stile in battaglia. Doppio Bixi, Ma zero in attacco. quello che rende immune alle trappole, ed è forte, anche se in questo meta non tanto, però ok. Lo setti è fortissimo. Pulao che sto portando, pensando di mettere a 2 perché comunque lui è quello che rende il sincro immune alle magie e contro Necroz è l'unico forte perché se ti fanno tipo un Dark Hole o un'Eclissi è difficile poi ribaltarla e poi tanto di trappole non è gioca quindi Hai pensato di mettere un Bixie e due Pulao? Un Bixi no perché è forte contro tutti gli altri mazzi, cioè nel senso le trappole, è vero che Necroz non li usa, però è forte, le trappole le gioca Terra Knight, le gioca Burning Abyss, Shadow, Targettano. quindi sì, targettano, ok, però se ti faccio tipo il Baxia ho bisogno dell'immunità. È questo. Poi Monota Oti perché è forte, toglie Winda e poi è a livello alto e fa fare sincro e lui non fa cambiare il controllo al mostro al sincro, quindi non ti può fare 101, Big Eye, roba così. E poi i Pendulum, Zefraxi che è fortissimo, mi piace un sacco, lui un po' meno. E, beh, devi averlo nel mazzo, se lo peschi fa schifo, Mi ma ricorda se Malicious. tipo fai combo con Jao, tu porti, di Jao tu porti Taoti e lui, tipo di Yal, si spacchi lui, ha di cammino ed è forte. Lui invece rende il Pendulum, vede un mostro tune, quindi. A quanti minuti siamo? Che cazzo lo chiedi durante il video, Che mongoloide? se ne frega? 3 minuti 18. Ok. Doppio cammino con le Non hai magie. paura che ti facciano una mind crash da meno 2 come è successo stamattina? Ho demoni sofferenti. No, perché succede soltanto quando è sottoscritto scura. Già, sculo, sono forte! Doppio cammino perché a 2 è forte, a 3 è pesante. Doppia lancia per proteggere già Jaotu e il sincro da magie o trappole. Doppio tifone perché è forte contro tutto il meta ancora e ci sta a 2 e poi le staple che sono Raijeki Dark Hole che è forte perché ti spacca anche i tuoi Ginlock. esatto Soul Perché Charge americana, non perché è utile. Book Perché Sicre. e Monocalice Perché Ultimate. sì è perché comunque è forte in damage cioè potenza i tuoi oppure nega gli shadow. Cazzo minghia. Trappole, la carta più forte del mazzo, a mio parere, Tripa Creation. È fortissima, continua, ogni volta che si spacca un mostro porti dal mazzo, quindi utilissima per scombare con Baxia. Doppia Black to Skill, perché questo mazzo ha bisogno di negare. Prison e Mirror. 1 e 1 perché sono forti entrambe. Prison è più forte contro Burning Abyss, Mirror contro Clifford, quindi 1 e 1 secondo me ci sta. E poi le staple Vanity che sto testando ed è forte, ci sta. Skill Drain che comunque bisogna Broccato. giocare.
Compulsory, che è forte contro Shadow e Burning Abyss. The Secret. È per togliere la Digin. TT, che è una delle carte più forti del mazzo. È bottomless. Perché less? Perché non giochi Warning? Perché prendi un sacco di danni schiantandoti in questo mazzo. E Soul Charge, diciamo. Soul Charge, Warning ti ammazza totalmente. Andiamo con l'extra. Di extra gioco tanto level 10 Leo, che mondo è locale è enorme. Chou Fang, ammono perché tanto più di uno non ne fai. L'unico super. Ed è fortissimo. Fa schifo. Crimson Blader, perché può essere forte contro Necroz, Shadow, così. E poi due spade, cazzo. Scrap sembra Dragon, Noble Knight. Ultra è bello, ti aiuta a partire se non hai Yazi. È solo bello. Builds contro la carta più forte del mazzo. Lightsworn. Vulcanic. Vince da solo. Stardust perché è forte. Perché gli piace Yu-Gi-Oh! Il cartone. Doppio Baxia perché è il sincro del mazzo ovviamente, poi è fortissimo. Entra, rimbalza un casino e spacca Reborn. Rimbalza un casino, che cazzo. Doppio Yazi perché è troppo forte. Solo per cagare il cazzo a Burning Abyss. Esatto, e ammazzi random. E perché no, uno è un ultimo, sì. Black Rose che lo fa in turno d'avversario. E Clawing che è forte contro UA. Forte contro UA. Sì, qualcuno se lo caga con UA come il tizio che sta riprendendo. Io gioco qualsiasi cosa, stronzo. Lui perché è il cowboy dello Yangtzing. Armaids perché è forte 2-8 immune alle trappole. Sempre per cagare il cazzo. E Araldino perché è OP contro tutto. E poi gioco un Games Academy randomico, così, perché è la carta più forte del mazzo. Perché è la carta più forte al mazzo. Mamma mia, la pubblicità nascosta. Mica tanto nascosta. Wow, veniteci a trovare. Ok, dai, qua troverete quelli del Games Team, quindi non venite. Ragazzi, calate un like, iniziate a seguire. Io sono il giocatore più forte del team perché gli altri giocano a Yangtzing. Ciao ragazzi. Ciao.